Diamo adesso il benvenuto e con molto piacere che diamo il buonasera al capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissioni Affari Esteri e Comunitari, l'onorevole Manlio Di Stefano. Buonasera. Buonasera e grazie per l'invito. Grazie a lei per aver risposto alla nostra richiesta di averla in diretta per poter cercare di informare le persone che ci seguono su un qualcosa di cui si sta sentendo parlare poco in questi giorni, cioè del fenomeno dell'immigrazione. C'è chi sostiene che in virtù di questo allarme sicurezza legato al terrorismo, di fatto l'immigrazione sia andata in secondo piano. Secondo noi è un po' un errore perché vediamo come da lunedì, per esempio, l'Austria, che nei mesi scorsi, no, in seguito a un fatto di cronaca importante, dove trovarono stipati dei cadaveri di alcuni immigrati che cercavano di superare il confine all'interno di un camion, c'era stata una grandissima manifestazione popolare proprio in favore dell'accoglienza ai profughi. Però oggi l'Austria da lunedì ha cominciato a mettere questo muro, e in realtà è una recinzione, per 3,5 km al confine con la Slovenia. Questo significa che i numeri non sono per niente abbassati, si sono un po' spostati da qualche altra parte rispetto all'Italia. Ma avete perfettamente ragione e aggiungo, l'assurdo è del dividere i due argomenti, o peggio ancora di far prevalere l'argomento terrorismo a quello di immigrazione, è che i due argomenti sono totalmente correlati e uno è causa dell'altro in larga scala. Il terrorismo che sul territorio poi medio orientale si trasforma nella visione collettiva come vera e propria guerra civile di fatto, è una delle cause principali dell'immigrazione. E sappiamo perfettamente, ma questo lo dice il Global Terrorism Index, che le tre cause principali di immigrazione ad oggi sono la guerra, la carestia e in parte anche problemi economici del paese, quindi la ricerca del lavoro. Ma la guerra rimane la prima causa di immigrazione. Pensate che negli ultimi 10 anni i flussi migratori sono passati da 40 milioni di individui a 60 milioni di individui ed è conciso perfettamente con Libia, cioè con Afghanistan, Iraq, Afghanistan, Libia e oggi Siria. Quindi è assurdo dividere le cose. Vi faccio un esempio: gran parte degli immigrati che arrivano oggi sono siriani e sono siriani che scappano in larga parte dall'ISIS, in parte anche dal governo Turco. Assad, il presidente Assad, perché come sapete in Medio Oriente c'è una storica guerra civile tra le due parti religiose di maggior potere, quindi gli sciiti e sunniti. Questo è il quadro reale storico, volerli dividere fa sia completamente. Ed è per questo che noi abbiamo affrontato le due tematiche unendole e dando delle proposte risolutive per entrambe le cose. Mi spiego, il nostro primo punto contro il terrorismo vale anche come primo punto contro l'immigrazione, ovvero basta esportazione di democrazia a suon di bombe, ritiriamo l'esercito dall'Afghanistan, non interventismo in Siria. Che significa questo? Significa provare la stabilizzazione di quei territori con la diplomazia, col dialogo con i presidenti in essere, e non con le bombe, perché i casi dell'Iraq e dell'Afghanistan ci dimostrano essere una strada fallimentare che ha già fallito e quindi ripetere lo stesso percorso mi sembrerebbe la folli. È chiaro, questa però è chiaramente la linea che sta portando avanti il governo Renzi, ma non solo il governo Renzi. Potremmo dire che Sulla Siria sì. le istituzioni della politica estera italiana è già da diverso tempo che è costante su questo, no? Relativamente, se posso, nel senso Sì. che sulla Siria dobbiamo dare merito al governo di essere stato molto cauto e aver detto subito che non saremmo intervenuti. Speriamo che mantenga questa promessa nel lungo periodo anche. Attenzione però che proprio un mese fa abbiamo votato, e noi abbiamo votato contrariamente ovviamente, il rifinanziamento della missione in Afghanistan che dà assegno per 3 mesi 300 milioni di euro per l'Afghanistan, ovvero per i militari in Afghanistan. Quindi,
Questo è una cosa che è anche fortemente legata alla paura del terrorismo, perché una delle cause del malessere delle popolazioni arabe mediorientali verso l'Occidente è quella che viene vista come una guerra di invasione, ovvero la nostra presenza sul loro territorio. Non a caso gli attentati sono stati fino ad oggi nei paesi con la più grande presenza in territorio mediorientale, Stati Uniti d'America, Francia. E allora chiaramente più tu stai lì, più sei presente ai loro occhi, più si manifesta un senso di odio verso quello che viene visto come l'occupante, perché voglio dire, noi possiamo cascarci a raccontarci la barzelletta dell'esportazione della democrazia, ma loro che la vivono non ci caschiamo mica, e quindi si aumenta l'odio e da lì deriva anche la probabilità di attacchi terroristici. Quindi noi abbiamo fatto un ragionamento sia di pacifismo, come si potrebbe dire, tout court, ma anche di realpolitik, ovvero minore interventismo, maggiore sicurezza in patria. Beh, questa è una chiave di lettura che anche in altre circostanze sono diversi analisti che la portano avanti, però c'è un dubbio che mi veniva in mente mentre ci spiegava questa vostra iniziativa politica, questa teoria politica. E come la mettiamo sul fronte però del traffico degli immigrati, che di fatto è nelle mani, è uno dei modi con cui si finanzia il terrorismo, no? Il traffico degli esseri umani, quindi degli immigrati, cioè in qualche modo lì bisognerà intervenire, altrimenti c'è qualcun altro che pensa che da noi non fanno, è apparso, non mi ricordo su quale mezzo di informazione, mi sembra Analisi Difesa, dove si sosteneva che in Italia non ci sono stati degli attentati da parte dello Stato Islamico, perché sarebbe come colpire un alleato che di fatto con noi fanno ottimi affari con questa tratta di immigrati. Beh, allora, intanto giusto per fare un cappello introduttivo, in realtà i primi due commerci dell'ISIS sono petrolio e beni d'arte. C'è anche quello dell'immigrazione sicuramente, che però deriva tra l'altro da quella che un tempo era semplicemente, lasciatemi dire, una sorta di mafia locale tra Siria e Iraq, e ora presa in mano ovviamente dall'ISIS. Sì. È chiaro, noi abbiamo fatto, io tra l'altro sono stato io direttamente a presentare le nostre proposte sull'immigrazione e anche sui flussi a Imola per il nostro Italia 5 Stelle, e dobbiamo combatterli. Significa questo, utilizzare intanto la marina militare per il pattugliamento del mare, quello sicuramente, e per una lotta feroce agli scafisti. Sicuramente c'è già in corso, tra l'altro non ci dobbiamo inventare nulla, una missione delle Nazioni Unite per Eurnavfor Med, perché ha questa finalità, poi dovrà entrare in fase 2 e 3, che sono quelle realmente di perlustrazione anche vicino alla costa libica e siriana degli scafisti, quindi con attacco eventualmente ai barconi, non quelli pieni ovviamente, quelli inutilizzati, perché chiaramente dei report che riceviamo si parla di un esercito, diciamo, di circa 800 barconi che utilizzano per fare avanti e indietro, diciamo, con i migranti. Ma c'è tutta la parte della gestione interna al paese. Cioè, il problema in Italia non è tanto il numero di migranti che arrivano, perché seriamente, senza voler fare demagogia, è un numero basso rispetto ad altri paesi. Parliamo di 200.000 migrati nell'ultimo anno a fronte di 60 milioni di italiani. Sì, problema è la gestione politico mafioso dei migranti. Io non vorrei che ci dimenticassimo, per il terrorismo ci dimenticassimo anche Mafia Capitale. Se Mafia Capitale dimostra che gli immigrati sono un business in cui la politica, specialmente il PD, ha fatto lauti affari. E allora noi abbiamo fatto una proposta concreta, molto concreta, che dice: assumiamo 15.000 giovani laureati nelle materie sociali, quindi adatti a queste cose, 15.000 giovani formati gratuitamente dall'UNHCR, che incrementino le commissioni di analisi delle richieste dei richiedenti asilo, per far sì che dai 18 mesi che si perdono oggi in Italia, che per spiegarlo bene, oggi un immigrato arriva in Italia, prima che noi capiamo se ha diritto a stare o meno, passano 18 mesi. Sì, portare sì. Questo numero di mesi a 2, la media europea è 6. Noi siamo ambiziosi, detto portiamola a 2, ce la potremmo fare con queste assunzioni per far sì che in Italia sia soltanto chi ha diritto a stare. Ovviamente questa è un'ottima iniziativa, onorevole, me lo faccia dire, anche perché la lungaggine per avere alle quali sono sottoposti i profughi, i richiedenti asilo, prima di avere lo status, è la maggior causa poi delle sparizioni, no? Dei minori non accompagnati che fuggono. Quindi assolutamente sì, sono svariati, non accompagnati, non ricordo il numero esatto, non vorrei dire una cazzoneria, ma parliamo di migliaia oggi.
Sì. Quindi Mi attenzione a sembra questo, però 5.000 nell'anno, una cosa del genere. esatto. Facciamo, però per far capire davvero a chi ascolta la gravità del fenomeno dei tempi di attesa, è un esempio chiaro. Agli occhi della mafia e della politica in questo caso, perché le due cose non si possono scindere oggi, il migrante che sta in un centro d'accoglienza è come l'ospite di un albergo. Più sta, più conviene al proprietario dell'albergo. In questo caso più sta, più conviene alle cooperative, per fortuna sono poche quelle in odore di mafia, che hanno a che fare con la mafia e con la mala politica. Allora noi dobbiamo rompere questo meccanismo e per romperlo occorre incrementare le commissioni e far sì che il migrante stia il minor tempo possibile in Italia. Eh sì. Oppure il minor tempo possibile nei centri di prima accoglienza Sì, per poi. scusatemi, in Italia intendevo non identificato, poi se ha diritto No, è potrà stare chiaro perché diciamo quanto che ci mancherebbe. abbiamo assistito anche a delle testimonianze del fatto che molti fuggono dai centri di prima accoglienza perché non sono nemmeno informati del fatto che arrivano in Italia Non sanno cosa aspettano. per raggiungere magari parenti in Nord Europa, no? Siccome non sanno che possono richiedere un ricongiungimento, poi fuggono e poi Sì. avviene quello che vediamo, no? Ma per rendere la cosa anche molto più ovvia e umana, questi arrivano qua per scappare dove non possono vivere, fare qualche soldo e mandarlo alla famiglia che è rimasta a casa. Se tu li fai stare in un centro d'accoglienza dove non percepiscono nulla e non possono lavorare perché non hanno documenti, non vogliono stare, ma questo è evidente. Quindi, prima li e quindi finiscono nelle mani della criminalità organizzata che gli permette di fare soldi senza avere documenti. Allora occorre ovviamente far sì che questa gente entro 2 mesi abbia certezza di o essere respinta, e in tal caso però lo Stato deve fare accordi bilaterali con i paesi di provenienza per respingerli davvero, oppure avere dei documenti in regola per poter lavorare e inserirsi nel tessuto sociale in modo Certo. integrato, che è il problema che invece non c'è stato, per esempio, nelle balie parigine. Certo. Onorevole, ricordiamo intanto a chi ci sta seguendo che siamo in collegamento telefonico con Sì. l'onorevole Manlio Di Stefano, capogruppo del Movimento 5 Stelle, Commissione Affari Esteri e Comunitari, ma ricordiamo anche che lei è membro della delegazione italiana, del Consiglio Consiglio d'Europa. d'Europa. Onorevole, io le vorrei fare un'ultima domanda, è una domanda dove spero riesca a farci un po' di chiarezza. C'è un qualcosa che non torna sui conti della politica estera europea. Mi spiego perché. Da una parte vediamo da più parti come la Turchia si renda in qualche modo amica nell'ombra, ma amica dello Stato islamico. Sia per il Esatto. commercio, c'è un po' di vergogna nel dirlo apertamente, diciamo che è un po' sciocco non dirlo apertamente, sia nel commercio delle Esatto. armi che nel commercio del petrolio, la Turchia fa affari con lo Stato islamico. Questo cerchiamo di prenderlo un po' come assunto, lo dico io così magari non glielo faccio dire a lei. Però No, credo di peggio anche. dall'altra parte però vediamo che verso la fine di novembre è accaduto un qualcosa, cioè per l'emergenza profughi l'Unione Europea si rivolge alla Turchia facendo delle grandi proclamazioni, addirittura rimettendo in gioco l'entrata della Turchia all'interno dell'Unione Europea, ma dando alla Turchia 3 miliardi di euro per assistere i profughi nei campi in Turchia, per evitare che facciano quello che hanno fatto negli ultimi tempi, cioè per motivi politici aprire il recinto del bestiame e mandare valanghe di profughi verso l'Unione Europea. Non è un po' ambiguo da parte dell'Unione Europea e dei Paesi membri avere un atteggiamento così poco chiaro, mentre bisognerebbe dire Turchia, voi fate affari con lo Stato islamico, quindi una procedura di infrazione su mille aspetti, dall'interno della NATO all'ONU, eccetera, eccetera. Perché questo non avviene? Allora, abbiamo in realtà 2 cose poco chiare. Parto dalla prima, che è quella di cui stavi parlando, ovvero abbiamo il ruolo della Turchia, che non è neanche definibile ambiguo, oggi è molto chiaro, ed è il ruolo di un paese che sta già nella NATO, pretende di entrare in Europa, ma nel frattempo fa affari con chi fa attentati in Europa, ovvero con l'ISIS. Affari documentati ampiamente, si parla di 850 cisterne di petrolio che ogni giorno entrano in Turchia per essere poi distribuite in Europa, se non direttamente dentro la Turchia, e indietro vanno soldi e armi, camion di armi con cui noi stessi veniamo uccisi come a Parigi.
Questa è una cosa che non è accettabile. Noi abbiamo fatto una, ve lo annuncio in esclusiva, potrei dire, una risoluzione parlamentare che presenteremo per chiedere al nostro governo di impegnarsi per far rivalutare all'Europa la partecipazione stessa della Turchia alla NATO, perché non è logico che stia con noi in una coalizione che dovrebbe difenderci. E quello che riguarda invece gli immigrati con i 3 miliardi dati alla Turchia, parliamoci chiaro, ha la stessa puzza dell'accordo fatto tra Berlusconi e Gheddafi per i campi di sterminio in mezzo al deserto degli immigrati negli anni passati. Cioè, stanno dando alla Turchia 3 miliardi di euro per tenersi il problema in casa, risolverlo come meglio crede, e faremo di un paese che non è certamente democratico, quindi come meglio crede significa sicuramente in violazione dei diritti umani, per non avere noi il problema. Questo è un atteggiamento ipocrita e soprattutto pericoloso, e in violazione di tutti gli accordi internazionali e sui diritti umani. Questa è una parte. La seconda parte, che è molto pericolosa, e facciamo attenzione, soprattutto lo chiedo a voi dei media, di fare attenzione a questo argomento, è quello della cessione di privacy e sovranità per la paura del terrorismo. Oggi stiamo assistendo a cose incredibili. Uno, proclami di un candidato americano, Trump, che dice chiudiamo internet. Due, la Francia che dice che derogherà alla Convenzione sui diritti umani per combattere il terrorismo. E tre, in Italia che si parla di intelligence che possa accedere a qualsiasi diciamo nota, a qualsiasi riferimento a ogni cittadino. Allora io credo che dobbiamo fare attenzione, perché la più grande pressione e umiliazione del diritto personale in Occidente è sempre seguito a un attentato o a qualcosa che ha fatto paura, come dall'11 settembre in America, dal quale i cittadini americani non hanno perso qualunque tipo di privacy. Allora attenzione, perché si può combattere il terrorismo senza perdere la nostra privacy, la nostra sovranità. E questa è una cosa che l'opinione pubblica deve capire per poter contrastare le proposte scellerate che sentite in questi giorni in televisione. Io capisco che è bello sentirsi al sicuro, ma non è il militare col mitra piazzato in mezzo alla strada che fa sentire sicuro, perché l'attentatore si fa saltare in aria, mica ha paura di morire per una mitragliata del militare. Quindi bisogna combatterlo con gli strumenti giusti, ovvero con un'intelligence che agisca sulla prevenzione del terrorismo. Ecco, parliamo, e lo possiamo fare anche un'altra volta se volete, di prevenzione del terrorismo, un argomento che andrebbe discusso bene, perché le soluzioni ci sono, bisognerebbe soltanto applicarle. Guardi, le posso dire che le dichiarazioni proprio di Giovanni Buttarelli, quindi parliamo del garante della privacy europeo, no? Proprio su a quanto faceva riferimento lei sui cosiddetti PNR, la messa in comune massiccia di questi dati. Ha detto che questo per il PNR è sul tracciamento dei voli soltanto, insomma, è una cosa che ha anche un senso, in effetti. Però poi io parlavo di altre cose, perché si parla proprio di cessioni di qualunque tipo di dato alle autorità giudiziarie, anche di persone come me, come lei, che non hanno nessun precedente, quindi non vedo il motivo, sinceramente. Comunque, questa è Buttarelli sostiene che la Corte di giustizia europea la boccerà, quindi è una cosa che non si può fare. Poi, guardi, qui in questa trasmissione abbiamo intervistato più volte esponenti, avvocati che si occupano di privacy, e ci hanno detto che non c'è assolutamente un nesso logico tra la molle di dati in violazione della privacy accumulati, e poi anche una rete di intelligence, non è soltanto avere il dato. È chiaro. È che paradossalmente l'intelligence francese non parla con l'intelligence italiana. Questo è l'assurdo. Sì. Ricordiamo anche che il decreto Pisanu dopo l'11 settembre, dove ci fu, no, fu permesso di raccogliere molti dati personali, poi di fatto non produsse proprio nulla, se non una sorta di pattumiera. Attenzione a cedere privacy senza sapere neanche cosa si ottiene in cambio di positivo davvero, perché oggi non combattiamo il terrorismo cedendo privacy, quello è sicuro. Certamente. Onorevole, veramente grazie per essere stato ai nostri microfoni. Le auguro una buona serata, un buon lavoro. Altrettante buona continuazione. Arrivederci. Arrivederci.